Non ce la taglio, dico tutti quanti, dico io via. Signori e signori, buonasera. Benvenuti a una nuova puntata di Voce Azzurra. Questa sera ho l'onore di avere due grandi ospiti. Uno è Mister Franco Colomba, rimasto sempre nei cuori di, noi tifosi napoletani. Buonasera, mister. Buonasera a voi, grazie. E l'altro è il nostro ospite d'eccezione, il nostro ospite d'onore. E abbiamo costruito questa giornata e l'abbiamo immaginata così da mesi ormai. Per l'inaugurazione di quella che per noi è la casa di tutti i napoletani che vivono a Bologna. E noi avevamo questo grande desiderio che fosse il primo della nostra capitale, della nostra città, a tagliare il nastro. E questa sera questo sogno si è realizzato. Abbiamo con noi il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Un po' di emozione c'è, questo ragazzo non lo posso negare, però... Anche perché veniamo da una trasferta, questa è Voce Azzurra di Napoli, parliamo del Napoli, veniamo da una trasferta, quella di Parma, dove almeno in me ha lasciato un po' il segno, anche se poi, devo essere sincero, domenica sera alle 22:30 me l'ha rallegrata giusto un poco, però resta pur sempre lo sconforto di analizzare una prestazione, un primo tempo, non di ma senza e senza quella mentalità che deve contraddistinguere una squadra che è voluta a restare per tanti anni nel vertice del calcio italiano. Sindaco, la prima cosa che le vorrei chiedere è vorrei sfatare questo, come dire, queste voci che a volte arrivano a noi, no? Sa benissimo che molte volte l'accusato di essere tifoso interista. La seguo da sempre. L'ho vista soffrire, l'ho vista gioire, l'ho vista in tribuna al fianco del presidente. Quindi vogliamo una volta per sempre da questo canale YouTube sfatare questo mito e dire a tutti che lei è un vero tifoso del Napoli. Tutto non starei qui se non fosse così. Poi spiego perché l'ho spiegato diverse volte, lo faccio con piacere anche io. Papà mio, che adesso non c'è più, era un tifosissimo dell'Inter di Herrera, perché lui è nato nel 37, quindi ovviamente i figli, quando stanno un tifoso accanito, all'inizio non possono che prendere la scia, quindi io fino a, diciamo, ai 12-13 anni sono stato tifoso interista. Poi dopo, andando a scuola, alle scuole medie, sono diventato napoletano, sono stato soprattutto negli anni... diciamo di Maradona, quando il Napoli comprò Maradona nell'84, per 6 anni ho avuto l'abbonamento in Curva B, poi ho avuto con i mondiali del 90 sono rimasto un po', diciamo, schifato, tra virgolette, di troppi soldi attorno al calcio, inteso proprio come opere pubbliche che furono realizzate, e mi sono un po' allontanato. Che non furono realizzate, diciamo. O come sono state realizzate, per esempio, penso anche alla copertura in ferro. Diciamo, fatto il magistrato, quindi sono stato sempre tifoso del Napoli, ovviamente non riuscivo ad andare allo stadio. Diventando sindaco è ritornato, diciamo, soprattutto la passione della gioventù, quindi io sono stato tifoso del Napoli ormai da 30 anni, quindi poi tranquillamente certificato, ho raccontato la storia per com'è. Così abbiamo sgombrato il campo da ogni dubbio. Assolutamente. Quindi da buon tifoso napoletano, le faccio adesso a lei una domanda da tifoso, perché poi l'aspetto tecnico la lasciamo ai competenti del calcio. Ha sofferto domenica, però. Ma io quest'anno mi sto un po' arrabbiando, perché quando sembra che stiamo andando a un passo verso il secondo posto, si fa il passo del gambero e si torna indietro. Quest'anno è mancato quella costanza, quella determinazione, fame di vittoria. Abbiamo fatto belle partite, abbiamo avuto dei bei momenti, ovviamente. Adesso siamo concentrati sulla Coppa, però si poteva fare di più quest'anno. L'altra domenica è stato così, ma anche qualche altra partita, cali di concentrazione, ci sono stati alcuni momenti che ci hanno fatto un po' arrabbiare. Questa è una domanda che le volevo fare da moltissimo tempo. È riuscito mai a trasmettere ad Aurelio, il presidente del Napoli, la sete e la voglia di vincere quel famoso tricolore che ha il popolo napoletano? Popolo
che lei lo diceva prima, quando abbiamo presentato il libro Con il Sud si riparte, che lei è stato investito dal popolo, adesso fa strada in mezzo al popolo. Ad Aurelio è riuscito mai a trasmettergli quella passione e fargli capire la sete di vittoria che abbiamo noi tifosi napoletani? Ma io credo che il Presidente, io personalmente gliel'ho detto più volte, come il connubio squadra-città faccia bene l'uno all'altro. Io penso che poter rivincere, comunque lottare fino alla fine, darebbe un'ulteriore grande carica a una città che sta vivendo un momento di risveglio. Quindi credo che c'è proprio una sete. Proprio una sete di vittoria, io lo vedo in città, lo vedo insomma in ogni ambiente, allo stadio. Quest'anno, appunto, perciò dico, speravamo in qualcosa in più. Io credo che è troppo tempo. Parlavamo di scudetto, mister. Cosa manca Napoli affinché il sogno diventi realtà? Noi abbiamo ancora lo stadio, no? Diciamo, abbiamo un sogno nel cuore, vincere il tricolore. Cosa manca a questa squadra? Beh, Napoli negli ultimi anni ha fatto dei passi enormi, è diventata una grande e sta con una certa stabilità nell'altissima posizione di classifica. Se noi guardiamo chi sta vincendo lo scudetto da 4 anni, vediamo che è una squadra completa, una squadra che partendo dal portiere, dai difensori, dai centrocampisti, ha trovato ancora un attaccante ora da 20 e passa. Quindi non le manca nulla. Al contrario, credo, di tutte le altre squadre. Infatti il distacco è notevole con tutte. Cosa vuol dire? Vuol dire che il Napoli, secondo me, quest'anno è mancato un pochino del portiere, l'aveva molto forte. Quest'anno purtroppo non è stato possibile confermarlo. Ora sembra che voglia ritornare. Si sarà pentito il presidente? No, ma non è questione del presidente. È questione che magari lui voleva andare via. Diciamo questo. Sono soltanto le società, sono anche i giocatori che se ne vogliono andare. La difesa ogni tanto lascia desiderare. Il centrocampo, ad esempio, non è quel centrocampo manovriero come può avere la Juve, che la Juve, quando anche rallenta il ritmo, può farlo. Il Napoli non lo può fare. Il Napoli o gioca a 2000 all'ora e allora è fortissimo. E praticamente con chiunque. Ma se gioca a ritmi bassi non ce la fa. Allora fa perché deve migliorare in determinate cose. Adesso mi viene da porle una domanda. Io ho giocato a calcio, ho fatto le giocate a strada, diciamo, non a livello. E cosa è mai domenica faccia la partita a questa squadra? Perché noi domenica siamo scesi in campo dove avevamo un unico compito, in mezz'ora fare 3 gol e riposarci. Non lo so, ma tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare, la verità è questa. Io credo che chi ha affrontato il Parma negli ultimi mesi ha affrontato una squadra che pensavano fosse morta e invece una squadra che per guadagnarsi la pagnotta non hanno preso gli stipendi, per guadagnarsi una prospettiva futura, tutti quanti danno il meglio e danno il massimo, da professionisti e da gente che spera di trovarli in viaggio l'anno prossimo, se non lo stesso Parma. Quindi affrontarli al di sotto vuol dire in Italia partire male e rischiare di perdere addirittura. Quindi il Napoli non ha fatto come la Juve, non ha fatto come la Fiorentina che hanno perso. È andata anche bene tutto sommato. Poi c'è questa coppa che onestamente impegna mentalmente. Il Napoli ha mostrato in questa annata, secondo me, una certa fatica e non ce la fa a reggere come concentrazione anche fisicamente. Questo è anche sinonimo di grande squadra, riuscire a reggere la pressione. E a fare il salto di qualità che gli uomini giusti e col tempo si può. Sindaco, domanda che non posso non farle. Spesso si parla dei fatturati, il gap che c'è tra Napoli e la Juve, più volte è stato tirato in ballo il fatturato, è un elemento trainante che costituisce un volano all'interno delle società sportive e lo stadio. Noi riusciremo mai ad avere uno stadio come noi desideriamo? Uno per tutti, la domanda classica che infatti migliaia di persone la pista di atleti. La domanda più ricorrente a Napoli, che ha tanti problemi e tante bellezze, è la domanda sullo stadio. Quasi devono incontrare due volontà che hanno fatto un grande lavoro in questi mesi e siamo arrivati a un punto positivo. Quindi adesso si registra il momento migliore dei rapporti tra il Comune di Napoli e la società Calcio Napoli. Cioè si è deciso
di ristrutturare lo Stadio San Paolo, perché questa è la volontà della società Calcio Napoli. Noi avevamo all'inizio lasciato aperta anche l'opzione di un nuovo stadio, il presidente preferisce ristrutturare quello, per noi va bene. Abbiamo anche chiuso un accordo sul periodo ponte, ovviamente, in modo da scongiurare qualsiasi ipotesi che il Napoli possa giocare altrove. Tra qualche giorno il Presidente ha preso l'impegno di presentare questo progetto preliminare e sarà una ristrutturazione graduale, cioè si parte, noi vorremmo, questa è la mia spinta forte, che Aurelio De Laurentiis si è preso l'impegno di assecondare, cioè quest'estate già fare i bagni, l'impianto elettrico e i seggiolini, in modo da avere con l'inizio del campionato nuovo almeno appunto già uno stadio più presentabile. Poi c'è un tema di restyling complessivo, di riqualificare la zona esterna, togliere l'impalcatura in ferro e poi, siccome la pista d'atletica per una serie di motivi, volendo fare il San Paolo, togliere, ma mi spiegava proprio Aurelio De Laurentiis l'altro giorno allo stadio, questo progetto prevederebbe un avvicinamento, diciamo, molto forte di una parte dello stadio sul campo che farebbe coniugare bene la presenza della pista d'atletica e una maggiore vicinanza. Quindi credo che il San Paolo alla come mi ha spiegato lui, io il progetto non l'ho visto, ma dalla chiacchierata ci siamo fatti, potrebbe diventare veramente un buono stadio. E finalmente chiudo, si è discusso di risorse economiche, perché poi lo stadio non lo può fare il comune, del resto in tutti gli stati d'Italia c'è stata una componente della società o comunque di soggetti privati, il Presidente per la prima volta insomma ha parlato di risorse economiche, seppur diciamo limitate rispetto a un progetto significativo, però l'importante è partire. Questo è importante, anche perché poi io l'ho seguita molto quando ci spiegava il suo fare il sindaco da strada, quindi per noi tifosi vi posso garantire, ragazzi, che avere Luigi De Magistris come primo cittadino è sinonimo anche di garanzia su quello che saranno poi i progetti di questa società. Progetti sullo stadio che sono per importanti, ma è importante per il comune, è importante per la società perché aumenta i propri introiti. Se abbiamo più denaro da poter investire, che poi vuole il tifoso, che è l'acquisto del campione. Campioni che in questo Napoli mister ne abbiamo, pochi, ma ne abbiamo. Campioni ci sono, io credo che il reparto d'attacco sia semplicemente fantastico. È ovvio quando riesce a essere al top fisico, al top di questo nell'arco del campionato non è sempre possibile. Però quando stanno bene attaccano, difendono, la difesa soffre meno, tutto. Quando non stanno al top il centrocampo fa fatica, la difesa fa fatica e poi tutto una catena negativa. Però gli attaccanti sono fortissimi, credo che insomma Napoli possa essere soddisfatto della propria squadra perché lotta da parecchi anni per i primi posti. Ripeto, per fare il salto di qualità credo che qualcos'altro per colmare quel gap, anche se lottare per la Champions è già un quello sicuramente, anche perché Napoli lo scudetto rappresenta l'apoteosi, no? Non... Assolutamente così. No, io poi sono la cosa che ha fatto in questa squadra è una squadra multietnica, no? Dove io non parlo di italiano, parlo proprio di ragazzi che vengono dal settore giovanile del Napoli, perché la nostra più grande soddisfazione è vedere un ragazzo cresciuto dalle giovani. Io seguo spesso i campionati giovanili, quindi gli allievi, giovanissimi, la primavera. Il mio sogno è vedere questi ragazzi giocare in Serie A. L'altra domenica è esordito Luperto, sono stato contentissimo, orgoglioso, anche se è un giocatore che proviene dal settore giovanile del Lecce, e invece adesso noi in società, in prima squadra, abbiamo un ragazzo che per questa squadra ci tiene, così vero, si dimostra ogni giorno, in ogni partita, perché veramente sputa l'anima, che è Lorenzo Insigne. Per noi che di questo club, il mio mantra del club sono queste due cose, queste due parole, l'identità, la passione, come dicevo prima al sindaco, che unisce la passione calcistica e l'identità partenopea. Poter avere in campo, io non dico una squadra, lungi da me, una squadra fatta da solo napoletano, abbiamo visto che è difficile gestire il rapporto proprio con i napoletani all'interno della squadra, perché ne parlavo qualche settimana fa proprio con Gianluca Grava, che le pressioni che
ci sono a Napoli della piazza, sono fortissime, sia dal punto di vista calcistico, e lei, ma sindaco, conviene con me che anche dal punto di vista politico, le pressioni in una città come Napoli sono fortissime. Immaginiamo su un ragazzo di 22-23 anni, che qualche errore lo può anche commettere, però resta pur sempre motivo di orgoglio. Un valore aggiunto, il fatto di essere in una città, di giocare per quella città, un valore aggiunto stesso. Io ho avuto la fortuna anch'io di crescere in Bologna, di giocare tanti anni a Bologna, di allenare a Bologna. Anche da allenatore devo dire che mi sentivo di dare il meglio di me stesso. Di averlo dato, perché poi sono entrato, abbiamo raggiunto la salvezza, ma più che con il discorso tecnico-tattico, che è importante, proprio con quello che passione di cuore, che trasmetti ai tuoi giocatori e che se c'è qualche bolognese in squadra si trasmette tra di loro. Questo è importante. Io ci sindaco, a lei voglio fare una domanda, si parla di traguardi, si parla di vittorie, le voglio fare una domanda semplice. Sono ormai dal 2011 a oggi, sono passati 4 anni di amministrazione, sì. Quindi c'è una cosa della quale lei è orgoglioso e noi napoletani dovremmo essere, che ha fatto questa giunta. Abbiamo, secondo me, ridato orgoglio alla nostra città. Io ho fatto la campagna elettorale 4 anni fa con l'emergenza rifiuti. Senza turisti, è una città molto depressa. Oggi è una città viva, piena di energie, senza rifiuti e con tante iniziative culturali, con tantissimi problemi, con tantissime sofferenze. Quindi orgoglio napoletano e partecipazione dei cittadini. Questo credo che è l'eredità principale che lascerò alla fine del mio mandato fra un anno. Questa è una bella cosa. Sentivo una cosa che non sapevo, che ne abbiamo parlato questa sera, che la storia dell'acqua pubblica. Sì. Com'è? Sì, voi ricorderanno anche i nostri amici che ci seguono, che 4 anni fa ci fu un referendum straordinario in Italia, 27 milioni di italiani votarono per l'acqua pubblica. Il referendum nella gran parte del paese è rimasto solo un principio scritto sulla carta, ma non è stato attuato. A Napoli noi già 2 mesi dal mio insediamento cominciamo il processo di pubblicizzazione dell'acqua, trasformando una società per azioni ARIN in un'azienda di diritto speciale. Quindi a Napoli c'è l'acqua pubblica, non si chiama più ARIN, si chiama ABC, che significa acqua bene comune. È una cosa importante perché secondo me è il fatto di ripartire proprio dalle origini, dai beni primari. Questo stiamo cercando di fare, partire appunto dalla cultura, dalla bellezza di Napoli, dall'umanità del suo popolo, dal meticciato, no? Prima si parlava delle squadre mille curule, no? Abbiamo ricordato Pino Daniele, ecco Napoli è così, è mille curule, cioè una città piena di popoli, di razze, di persone, una città piena di giovani, una città d'Europa col maggior numero di giovani, non puoi che puntare su quello, creatività, fantasia, quindi questo è creatività, fantasia. Se l'immagini il giorno che si vince lo scudetto a Napoli? L'abbiamo vissuto, quindi lo sappiamo. C'è quella sete, Napoli, io condivido quello che diceva il mister, insomma, comunque non dimentichiamoci il lavoro che si è fatto in questi anni, il risanamento societario, Napoli che ormai è una realtà mondiale. Ricordiamo. Altri livelli, questo lo dobbiamo dire. Però è chiaro, oggi oggettivamente ce lo dobbiamo dire, c'è sete di vittoria, ma è così, è normale, una città come Napoli, proprio una immagino che accade. Poi Napoli è una città vulcanica, subito, cioè i campi flegrei, cioè la solfatara, siamo pronti a esplodere, in senso buono ovviamente, in senso pacifico e gioioso. Anche gli ultimi cori in curva, siamo figli del Vesuvio, forse un giorno esploderà, non siamo esplosivi. Magnataville, pure l'ultima striscione era bellissima. La partita con il Dnipro non è andata così, però io sono molto fiducioso di ritorno. A proposito della partita di ritorno, mister, si deve aspettare il Napoli in quel di Kiev, anche perché ho saputo che c'è il soldato a 70.000 lore e a 53.000. Quindi è un ambiente sicuramente difficile. Ha voglia di cantare, diciamo. Però insomma, sul campo Napoli è superiore. E se in una partita non lo è stato, perlomeno non ha monetizzato, c'è stato anche un episodio abbastanza negativo. Tutte le partite io credo che Napoli ha le potenzialità per farci. Se fanno la partita da Napoli ce la fanno. Sindaco?
non ha giocato un granché, sa sfortunata, la vittoria 1-0 c'era tutto, poi il gol in fuorigioco netto, bisognava chiudere la partita al San Paolo, però se il Napoli gioca come sa, la partita si chiude. Perché anche il sogno di andare a Varsavia lo stiamo coltivando. Assolutamente sì. Io dicevo, sindaco, le giuro, sarebbe decine e decine di telefonate tutti i giorni di gente che si informa, vi state organizzando, che per Scaramanzia non diciamo, fino a venerdì mattina, non diciamo a Kiev, venerdì sera, da sabato mattina, se Dio vuole, che ci andiamo a giocare la finale a Varsavia, la città sarà pronta. La città è pronta, ecco, quello sarebbe comunque un traguardo straordinario, portare la Coppa. C'è grande entusiasmo, io ho visto anche, c'era veramente un bel pubblico l'altro giorno a San Paolo, la partita è finita 1-1, un bel clima, un'atmosfera molto bella, molto gioiosa, sarebbe un risultato straordinario quello di vincere la Coppa, quindi siamo concentrati, speriamo di portare... Le dico una cosa che non accadeva da tempo, ormai da tempo, e il corso c'è stato dall'inizio del secondo tempo, un unico coro cantato da tutta la gruppa, che sul falso motivo del... facciano tutto più, già lo so, l'estate sta finendo dei righeire, no? Ed è stato, sono ritornato, io ero presente 26 anni fa alla semifinale con il Bayern Monaco, perché, ahimè, sono del 72, 17 anni all'epoca, quindi... mister... del 72. Ero presente. Ritorno perché sono cresciuto poi nell'epoca di Maradona, mio padre che mi ha trasmesso due malattie, una quella per il Napoli, l'altra per la politica, sono due malattie che mi ha trasmesso mio padre, mia mamma lo dice sempre, voi non siete, me lo dicono anche loro, sei fra due fuochi, sì. Diciamo, questo è poter parlare di calcio con un allenatore di Serie A come lei, poter parlare di Luigi De Magistris è come si dice, il coronamento politico di Serie A, sì. Oltre, andiamo oltre. Rimane pur sempre da dire una cosa, che dobbiamo sfatare questi luoghi comuni, che noi siamo, come si dice, scaramantici, la parola scudetto non la pronunciamo, e da qualche anno, due anni, anzi, da quando De Laurentiis in Piazza di Mare sale sul palco e disse: non vi preoccupate, siamo attrezzati, quest'anno lottiamo per lo scudetto. Dire, però da allora è successo tutto il contrario di quello che sono stati gli anni precedenti. Il primo anno forse che dal punto di vista dei risultati sportivi è un piccolo passo indietro rispetto agli anni precedenti. Mentre in questi 10 anni c'è stata questa escalation, come ricordavi tu, ed è giusto che lo si sappia, che ha costruito una società, ha dato stabilità, ci ha inserito nel vertice del campionato italiano e io posso dire anche nel campionato europeo. Perché noi l'anno scorso abbiamo fatto un giro di Champions League, perché non so se nei prossimi 20 anni, non so se qualche squadra uscirà dal girone con 12 punti e ci ha regalato delle un autogol di Zuniga, che siamo usciti, lo voglio ricordare, pari punti con l'Arsenal e con Dortmund, ha regalato prestazioni di altissimi livelli, perché lei era presente a Napoli, Borussia Dortmund, si ricorda l'Urlo Champions, che mi permette di una cosa, in tutta Italia ci stanno cercando di copiare, soprattutto in quel di Torino, no? Che sono abituati a prendersi le cose che non sono le loro, però non ci sono quelli riusciti. Il calore dei tifosi napoletani, insomma, è vertice. Quindi su questo c'è una straordinaria passione che si registra sempre, insomma, andare allo stadio è sempre bello e poi sono delle partite dove vedi proprio un'atmosfera che unisce lo stadio. Giovedì effettivamente i momenti che era così. Mister, ci dice se Bigon, un suggerimento, giovane, no, non voglio il cambiare, compriamo Mascherano, no? Giovane di prospettiva che può fare a caso del Napoli. A me piace Valdifiore. Di Fiori è uno che verticalizza subito, per gli attaccanti del Napoli sarebbe un bel regista di quelli che dentro, verticale, rapido. Gli attaccanti del Napoli vanno serviti con rapidità. Se
se la tieni troppo poi si chiude tutto. Infatti, spesso e volentieri si gira a fare questo, hanno bisogno di quei passaggi, insomma. Se poi vuoi Messi, devo invece pensare lui, questo è un altro discorso. Ma è venuto Maradona. Ci sta, bisognerebbe fare un blitz, anche perché... C'è stato un momento, sì, deve vero che ci sta la trattativa, dicevano i cinesi, però anche il Barcellona, questo è fanda, non lo so, fanda calcio nemmeno così, quindi non credo che poi i presupposti per poter portare, da tutti i fatturati che hai in Napoli, per potersi pagare Messi, non esistono. Adesso è un momento decisivo, perché se il Presidente conferma l'impegno che ha preso, cioè di investire per lo stadio, significa che insomma il Presidente vuole rimanere a Napoli, e ovviamente non c'è dubbio che si deve aprire una stagione che deve puntare al rafforzamento della squadra, quindi sia con acquisti importanti, e io mi auguro non vendendo i gioielli, perché poi negli ultimi anni abbiamo fatto anche un po' questo passaggio, sono venduti poi giocatori che stavano andando fortissimo e sono andati via e si è ricominciato un pochino nuovamente con assetti nuovi nella squadra. Mi credo che quest'anno, questa estate sarà fondamentale, perché c'è il discorso stadio e la squadra da rafforzare, quindi si uniscono le due cose. Anche dovessimo andare in Champions, e a noi servono quei due o tre acquisti, lo diciamo tutti, lo sappiamo tutti, lo dico. Anche chi ormai non capisce di calcio, un difensore centrale, un centrocampista di altissima, di altissima qualità, e mi suggeriscono, perché ormai un laterale destro di difesa, va bene, d'accordo, sono questi 3-4 acquisti che servono a Napoli. Ci avviamo verso la chiusura, dove io poi le voglio offrire uno scambio di doni. Io le chiedo una dedica nel libro Con il Sud si riparte, dove lei ha curato la prefazione, e io così posso darle in cambio con orgoglio e con onore la tessera di socio onorario del Napoli Club. Grazie. Sì, è un'emozione, mister, ha detto bene, perché questo club l'abbiamo costruito non solo pensando al calcio, l'abbiamo costruito pensando a un momento di aggregazione, a un momento di far vivere ai nostri figli quelle che sono le nostre origini, quelle che sono le nostre tradizioni. E vivono a Bologna, una città ospitale, ci ha accolto e ci accoglie benissimo, però vogliamo non che i nostri figli non perdano le tradizioni, le nostre origini. Il concetto identitario che ci ha sempre contraddistinti, no? Quello di attaccamento alla città, e poi il vero napoletano ti fa Napoli, perché quella maglia se la sente addosso, è cucita addosso, e soffriamo. Sono delle sensazioni che sono indescrivibili, perché descrivere l'accelerazione del battito cardiaco quando la squadra avversaria attacca, qualcosa che solo chi vive di passione calcistica può sapere, no? Certo. In questo ed avere oggi la sintesi di quelli che sono i nostri pensieri, i nostri concetti, che sono la città di Bologna, perché lei è stato allenatore del Napoli, è un bolognese doc, anzi vive in un posto bellissimo, sta favore di pubblicità, la città di Loiano. Abito a Bologna, ho una casa a Loiano e vado d'estate. Va solo d'estate, allora. Ha un difetto il mister, lo possiamo dire in diretta, il mister va a fare benzina, a volte a lavare la mano, è un peodoc che Milano. È vero, eh? È vero. Dico, meglio che lo sa, il gestore, un gestore... È vero, però è anche disperato. Sì, è anche disperato, ogni volta che ti vedi, che ha vissuto, ecco una piccola parentesi, ha vissuto gli ultimi 15 giorni nella speranza di venire a vincere a Napoli, perché... La soddisfazione è averci battuto all'andata, però gli è andata male perché in 6 minuti ha preso 3 gol e è rimasto male. Sindaco, io ho veramente con onore le consegno la tessera di socio onorario. Mi vorrei sapere chi è che si è preso il mio pennarello da lassù. Francesco,
tu te la pigliavi sicuramente. No, lui ruba le penne. Ma sono finite le penne con per il touch screen? Saremmo in diretta, tutto sommato. Questa la tagliamo, eh? Questo, ragazzi, me ne fate una foto, che questo non... Questo, grazie. Sono brutto, lo so. Ogni scarafone è bella, mamma sua, diceva mamma. Lo so, non sto dicendo niente, anzi approfitto per salutare i miei amici di Radio Marte, perché sanno che ci stanno, mi posso, sono amici, Mister, no, la destra di socio onorario anche a lei, perché noi ogni, dovete sapere che ogni iniziativa che facciamo, io rompo le scatole al mister, no? Ogni giorno, è vero, perché... È il benzinaio che mi dice, vedi che è passato? Anche il lattaio la importunano la mattina. Sì. Sì. Ah. Vero, vero. Questa la custodisca... Sì, la custodisca certamente. Grazie. Io anche dopo la diretta. No, però adesso viene la parte più bella. Sindaco, questa qua io gliela do come una reliquia. Sciarpa. Vieni, mister, venga, sì. Facciamoci una bella foto con la sciarpa del Napoli Club Bologna. Dopo abbiamo. Questi Petrazzuolo dopo 2 minuti la può pubblicare. Questo è per lei, mister, questo è per lei. Grazie, questo è molto bella. Siamo alla tessera, noi ci mettiamo qua. Sempre. Lei è stato parte di questa grande famiglia. Io ho fatto gran parte della mia carriera da giocatore 5 anni da Vendino. Napoli, 2 anni a Salerno, 5 anni a Reggio Calabria. Io sono figlio del sud. Andare a vincere l'Adellino, si spiega vincere vorrei interrompere questa bellissima, però dobbiamo salutare, ragazzi, grazie. Buonasera. Noi salutiamo sempre con un solo saluto. 1, 2, 3, Forza Napoli! Sì, no.